Intanto gioca con Lamarbi. Intanto qui Linari si prende un piccolo rischio. Lenzini. Lenzini qui deve puntare l'avversaria che sta cercando di coprire Bartoli. Caruso, Cantore al cross di prima intenzione. Müller ferma tutto, arriva Caruso e poi Galli, e Caruso bello, prova a piazzarla e la trova la rete questa volta. Arianna Caruso porta in vantaggio l'Italia al 64esimo e alla fine l'Italia riesce a sbloccarla. Era un po' di minuti in questa ripresa che c'era andata vicino a quel gol che adesso ha trovato Arianna Caruso. Bellissimo, bene come è partito, questi sono i tiri a cui lei ci ha abituato. Qui è bella bello la combinazione. Anche il cross al volo di Cantore, poi questa volta la Svizzera non riesce a liberare il pallone e allora è andata con il sinistro. Caruso, lo vedete, un'occhiata alla porta, ha guardato e l'ha piazzata proprio lì dove era impossibile arrivarci, proprio sotto l'incrocio dei pali. 13° gol in nazionale per lei. Sì, si fa trovare completamente, cioè in realtà non fa il passo e non spinge il portiere della Svizzera, ma bellissimo il suo tiro.